Buongiorno, di nuovamente insieme alla parola di Dio, insieme tra di noi, nel nome di Gesù. Oggi vi porterei una lettura proprio all'inizio. Nel libro della Genesi, al capitolo 4, ci parla che Adamo conobbe Eva, la quale concepì e partorì Caino e disse: ho acquistato un uomo dall'Eterno. Poi partorì ancora Abele, suo fratello. E Abele è cresciuto e diventato pastore di greggi, mentre Caino diventa lavoratore della terra. Col passare del tempo avvenne che Caino fece un'offerta di frutti della terra all'Eterno. Col passare del tempo Caino si rende conto che deve ringraziare Dio e lo fa con il frutto del suo lavoro, della sua fatica, del suo sudore. Questa era pure la condanna che era stata data ad Adamo ed Eva quando erano stati scacciati dal giardino di Eden. Ebbene, Caino lavora, produce, e il suo lavoro porta frutto e lui offre all'Eterno questa cosa. E anche Abele offre i primogeniti del suo gregge e offre il loro grasso. E l'Eterno guarda Abele e la sua offerta, ma non guarda Caino e la sua offerta. Questa cosa penso che abbia turbato molti, perché Dio fa una differenza così rilevante nei confronti dell'offerta che comunque era data col cuore, con la buona intenzione di Caino quanto di quella di Abele. E così che Caino fu molto irritato e il suo viso fu abbattuto. E questa cosa, Caino va in depressione, arrabbiato, geloso, invidioso nei confronti del fratello, perché il fratello era stato accolto dal Signore. Dio aveva guardato il sacrificio di Abele, ma quello di Caino non l'aveva guardato. E allora Dio, che si rende conto che Caino non è in grado di comprendere bene questa situazione e sta prendendo una strada pericolosa, che fa? Dio va da Caino e gli dice parole importanti. Dio va da Caino e gli dice: perché sei irritato? E perché il tuo volto è abbattuto? Come mai sei depresso? Perché sei arrabbiato? Se fai bene, non sarai tu accettato, accolto, ma se fai male, il peccato sta spiandoti alla porta e i suoi desideri sono volti su di te, ma tu lo devi dominare, tu lo puoi dominare. Quindi vedete, questo è il testo che troviamo in Genesi e ci aiuta a capire che l'attenzione di Dio nei confronti di Caino è un'attenzione particolare, cosa che nei confronti di Abele, sì, è vero che ha accolto il sacrificio di Abele, ha guardato il sacrificio di Abele, e noi ci chiediamo ancora come mai accoglie il sacrificio di Abele, rifiuta o comunque non valorizza quello di Caino. Però ci ritroviamo anche il fatto che Dio parla a Caino, Dio interagisce con Caino e gli dice: ma perché sei arrabbiato? E probabilmente Caino stava maturando dei pensieri che poi lo porteranno all'omicidio, e questo è il primo omicidio di cui parla la Bibbia. Però di fatto noi credo che dobbiamo comprendere la motivazione di fondo per renderci conto che anche oggi la religione del fare, dell'offrire a Dio quello che è il frutto del nostro lavoro, del nostro impegno, della nostra capacità, non è da paragonare a quando offriamo qualcosa che ha a che fare con la vita. Noi oggi sappiamo che l'agnello di Dio ci toglie il peccato del mondo, e quindi noi ci avviciniamo a Dio per mezzo di Gesù Cristo, ci avviciniamo a Dio
consapevoli di non poterci meritare attraverso le nostre opere o attraverso i nostri sforzi, ma semplicemente ci avviciniamo a Dio come ha fatto Abele, offrendo i primogeniti del suo gregge, che era figura dell'agnello di Dio che doveva togliere il peccato del mondo. E questo fatto che Dio guarda con simpatia, con attenzione questo dono, questo sacrificio, è perché c'era scritta già tutta questa storia, che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figlio affinché chiunque crede in lui non si perda ma abbia vita eterna. E in ogni caso l'attenzione di Dio nei confronti di Caino è molto delicato, perché gli dice: ma se fai bene non sarai tu accolto, ma stai attento, perché i pensieri di invidia, di gelosia, di cattiveria ti porteranno molto lontano. Ma tu puoi dominare queste cose. Tutti noi possiamo dominare il male che tenta di insidiarci nella nostra vita, se ne prendiamo coscienza. E quindi, se gridiamo a Dio, il suo aiuto sarà pronto a liberarci da ogni male e a guidarci nella giustizia e nella verità. Che il Signore ci dia il coraggio e la fede per avvicinarci a Dio, offrendo l'unico sacrificio gradito, quello di Gesù, l'agnello di Dio che toglie il peccato dalla mia vita. A Dio sia la lode e la gloria. Che Dio vi benedica e ci guidi in una terra giusta, nel nome di Gesù. Amen.